fenomeno che avete appena visto è la diluizione di una soluzione concentrata di fluoresceina all'interno di una beuta piena d'acqua. Perché è così bella da vedere? Perché è stata illuminata grazie a una lampada ultravioletta che fa fluorescere la fluoresceina, che indovinate perché si chiama proprio così. Questa fluoresceina, così come tante altre molecole fluorescenti, ha la capacità di assorbire una certa lunghezza d'onda, cioè la luce di un certo colore, in questo caso la radiazione ultravioletta, e di emettere luce di un colore diverso. Vediamo come funziona. È un po' come se i nostri elettroni all'interno delle molecole fossero sospinti da un flusso di energia. Finché fornisco energia, l'elettrone passa a un livello energetico più alto, proprio spinto dall'energia, in questo caso luminosa, che io sto fornendo. Ma appena smetto di fornire energia, che cosa succede? Che l'elettrone ricade al suo livello fondamentale, cioè uno stato in cui non è eccitato. Ecco, nelle molecole fluorescenti, il decadimento verso il livello fondamentale, cioè lo stato non eccitato degli elettroni, avviene buttando fuori della luce, quindi energia ho preso in forma di luce ed energia emetto in forma di luce. Però non la riemetto proprio tutta così, una piccola percentuale viene sprecata attraverso dei movimenti, per esempio, o il passaggio degli elettroni su orbitali diversi prima di ritornare a quello fondamentale. In questo modo l'energia che mando fuori è sempre un po' meno di quella che ho assorbito. Ecco perché c'è sempre uno spostamento del colore della luce verso il rosso. La radiazione rossa è quella meno energetica tra tutte le radiazioni del visibile, quindi quando io do una certa energia, una certa luce di un colore, quello che poi vedo è che la molecola, se è fluorescente, mi risponde con un colore che si trova un po' più in direzione del rosso, un po' più spostato verso il rosso. Ma mi vengono in mente tanti altri spunti partendo da questo stesso esperimento. Per esempio, avete visto che io ho messo solo qualche goccia di colorante concentrato, eppure nel giro di poco è andato a riempire tutta la beuta. Perché è andato a riempire tutta la beuta? Chi l'ha spinto? Spingitori di coloranti su Educational Channel. Oppure, che usi ha la fluoresceina? È così bella da vedere, ma serve anche a qualcosa? Ha davvero tantissime applicazioni, si aprirebbero un sacco di parentesi. Ma per oggi è tutto, al prossimo esperimento.